Grazie. Innanzitutto vi ringrazio dell'invito, sono molto contento di partecipare a questa festa dell'Europa qui a Rovereto. Il mio compito è abbastanza complesso perché dovrei cercare in un quarto d'ora di illustrare per sommi capisaldi le vicende molto complesse, tragiche, spesso negative di un paese dell'Europa centro-orientale nel corso del Novecento e l'impatto che queste vicende ancora hanno sulla memoria collettiva. Però, dovendoci concentrare sulla Prima Guerra Mondiale, che è un ottimo, ahinoi, punto di partenza per questo tipo di riflessioni, il compito diventa già molto più agevole. Per l'Ungheria è ancora più agevole perché la Prima Guerra Mondiale rappresenta uno shock dal quale, se non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista della memoria collettiva nazionale, l'Ungheria non si è mai più ripresa. L'Ungheria era parte di un grande impero, l'impero austro-ungarico, era parte di una grande potenza. Gli ungheresi avevano una propria coscienza imperiale, si sentivano una grande nazione, parte di un grande organismo europeo. Dopo la Prima Guerra Mondiale succede il grande paradosso, che non è l'unico paradosso in Europa, ma è sicuramente uno dei più forti. Hai uno Stato indipendente, per la prima volta dopo molti secoli, ma quello Stato indipendente non ti basta, perché è tremendamente piccolo. L'Ungheria perde 2/3 del suo territorio, oltre la metà della popolazione, parecchi milioni di ungheresi che diventano minoranze in altri paesi, soprattutto in Romania, in Cecoslovacchia, nel neonato regno dei serbi, croati, sloveni, cioè quella che diventerà poi la Jugoslavia, qualcosa anche in Austria, e quindi diventa una nazione frantumata, diventa un piccolo paese, un paese fondamentalmente insignificante, un paese isolato dal contesto internazionale per molti anni in quanto ha perso la Prima Guerra Mondiale, e ricordiamoci, questa è una cosa importante perché la Prima Guerra Mondiale è il primo conflitto in cui la sconfitta ti dà una stigmata di tipo politico. Cioè, mentre le paci del 700 e dell'800 erano basate sul principio dell'equilibrio delle potenze, tentare di non scontentare in realtà nessuno, tentare di creare un equilibrio, la pace imposta dopo la Prima Guerra Mondiale ha esattamente il compito di sottolineare la sconfitta non soltanto militare, ma anche morale, politica, economica di chi ha perso, e quindi nel nostro caso dell'Ungheria, dell'Austria o della Germania. Per l'Ungheria, rispetto anche all'Austria e alla Germania, la situazione è ancora più difficile in quanto è più grande il territorio perso, ci sono stati rivolgimenti tra il 1918 e il 1920 di ogni tipo, cioè prima una rivoluzione cosiddetto democratico-borghese, la rivoluzione delle rose d'autunno, che fa la riforma agraria, che tenta di ovviare ad alcuni dei problemi sociali rimasti insoluti per tanto tempo. L'Ungheria aveva una struttura sociale, un latifondo che la faceva somigliare molto più al lontano est europeo che diciamo, all'Europa centrale, quindi aveva un piccolo ceto di magnati, di nobili, di borghesi e un enorme ceto contadino invece, poverissimo, lontano dalla civiltà, analfabeta, eccetera, eccetera. Dopo qualche mese, nel marzo del 1919, addirittura una rivoluzione bolscevica, la prima nell'Europa centrale, quindi c'è il tentativo da parte, c'è il tentativo di costruire una repubblica di tipo bolscevico, sovietico, in Europa centrale, che dura 4 mesi, e dopo questo tentativo rosso, che è come dire, si bagna di tanto sangue, un tentativo violento in cui vengono messe in pratica, vengono teorizzate, in parte anche messe in pratica molte cose che rivedremo dopo il 1945, la statalizzazione, gli espropri, la violenza nei confronti dei ricchi, dei possidenti, le guardie rosse, la polizia politica che entra in funzione contro gli oppositori politici, l'anticlericalismo militante, eccetera. Dopo questo, un'altra ondata di terrore, stavolta il terrore bianco tra il 1919 e il 1920, e l'installazione di uno strano regime, che è quello guidato dall'ammiraglio Horthy, che in realtà doveva essere un regime provvisorio, come spesso succede ai regimi provvisori, in realtà durerà tantissimo. Per 25 anni fino al 1944. È uno strano regime. Una volta la storiografia ungherese, soprattutto fino agli anni 80, lo definiva un regime fascista.
Oggi si preferisce dire, forse sarebbe più corretto, un regime parlamentare con tratti autoritari. C'è un parlamentarismo, ci sono tanti partiti politici, tutti tranne il Partito Comunista era stato bandito nel 1920 e lì non si scappa. Aggiungo, in tutta l'Europa orientale i partiti comunisti verranno banditi entro la metà degli anni 20, l'unico paese democratico dell'Europa orientale è fondamentalmente la Cecoslovacchia. In tutti gli altri la democrazia di tipo rappresentativo parlamentare scompare, negli anni 30 arrivano sistemi di tipo corporativo, arrivano altre soluzioni, è però un regime, non è un regime fascista perché non è un regime di massa. Se c'è un paese in cui la politica ufficiale ha una paura tremenda delle masse, cosiddette masse popolari, dei ceti popolari più umili in Europa orientale, dei contadini, è esattamente l'Ungheria. Mentre invece il fascismo, come sappiamo, si nutriva esattamente anche di questi ceti, tentava di mobilitarli politicamente. In Ungheria assolutamente no, le masse stiano fuori dalla vita politica, la vita politica resta riservata a un'elite più o meno ristretta, urbana, colta e ricca. Che cosa è passato? Che ricordo ha avuto la popolazione, che ricordo hanno avuto gli intellettuali di questa tremenda sconfitta? Tremenda perché, ripeto, non è soltanto una sconfitta militare, ma è la fine di un inquadramento statale. Se voglio essere molto esagerato, però usare un parallelo che secondo me non è del tutto irrilevante, i cittadini serbi, dopo la fine degli anni 90, devono avere esperito qualcosa di simile. Vivevano in un grande paese, la Jugoslavia, di cui erano la guida, anche se numericamente erano la metà o forse anche meno, all'improvviso si ritrovano nel giro di un decennio, oggi, a ritrovarsi in un piccolo stato balcanico che non conta praticamente nulla. Questa è una condizione terribile, questo va al di là di quello che i serbi hanno fatto, va al di là di quello che di come giudichiamo il ruolo della Serbia durante la guerra jugoslava, le responsabilità indubbie, eccetera, eccetera. Ma la tremenda constatazione, che è molto difficile da accettare e da interiorizzare, di essere diventati un piccolo paese, accomuna, secondo me, a distanza di 100 anni quasi, queste due esperienze storiche. L'esperienza storica ungherese dimostra che accettare tutto questo è tremendamente difficile, tant'è che per molto tempo non ci si riuscì. La vita politica ungherese degli anni 20 e 30 è dominata dal sentimento revanchista di riprendiamoci tutto. Quella è roba nostra, e cioè l'attuale Slovacchia, la Transilvania, alcune regioni della Jugoslavia, quella è roba nostra, dobbiamo riprendercela in qualche modo. Non facendo la guerra, tentando di convincere gli europei e l'opinione pubblica che quella è veramente roba nostra, che questi sono i nostri diritti storici, eccetera, eccetera, e che noi abbiamo diritto a quelle terre. Poi sappiamo come va a finire, in realtà tutti i buoni propositi finiranno, come dire, nelle mani di Hitler, che riuscirà a capitalizzare la voglia ungherese di riprendersi questi territori e diventerà l'unico alleato disposto a spendersi per contribuire al sogno ungherese di tornare, se non all'Ungheria di Santo Stefano, quella medievale era impossibile, all'Ungheria un po' più grande di quella uscita dal Trattato del Trianon del 1920. Questa sconfitta, la seconda grande sconfitta, quella della Seconda Guerra Mondiale, spegne molti ardori, potremmo dire praticamente tutti. Il periodo successivo, dopo il 1945, è l'epoca per l'Ungheria ufficiale della grande amnesia sulla questione nazionale. Di nazionalità è meglio non parlare, tutti questi paesi, quasi tutti, sono vicini, fanno parte del campo socialista e quindi non bisogna cercare di dare una dimensione pubblica a questi conflitti che devono restare privati, meglio non parlarne, anche se la questione naturalmente resta, perché a differenza delle minoranze tedesche e in gran parte di quelle italiane, che spariscono dopo la Seconda Guerra Mondiale, la cosa interessante della questione ungherese è che permane uguale. Ci sono tot ungheresi, 1,5 milioni circa in Romania prima della Seconda Guerra Mondiale, ce ne sono 1,5 milioni dopo. Questa è una cosa abbastanza diversa da quello che sentiamo abitualmente quando si parla di minoranze, quando tra maggioranza e minoranza alla fine qualcuno perde, e come dire, perde non soltanto il territorio, ma viene costretto a lasciare
il paese in cui viveva. Succede per esempio ai tedeschi, succede agli ucraini in Polonia, succede ai polacchi altrove, succede agli italiani nella Jugoslavia. Nel caso degli ungheresi è diversa. La questione si protrae e noi continuiamo, noi, un po', alcuni studiosi, in Ungheria si continua a parlarne tanto perché questa questione non è chiusa, è una ferita ancora aperta, anche se per molti versi si rimargina proprio con il fatto che gli ungheresi non sono stati cacciati. Queste comunità continuano a esistere, hanno una loro possibilità di esistenza, molto variabile nel tempo e nello spazio. Nella Romania di Ceausescu è molto più difficile essere ungheresi che, per esempio, nella Jugoslavia di Tito, però nella Romania di oggi è molto più facile essere ungheresi che nella Serbia di oggi, quindi le situazioni cambiano anche da decennio a decennio, è molto difficile generalizzare, e in Ungheria per molto tempo questa questione viene sopita. Poi torna fuori dopo il 1990, cioè quando se ne può parlare se ne può di nuovo parlare liberamente, e notiamo negli ultimi 20 anni un doppio binario che si può identificare su questa questione, anche sulla prima guerra mondiale. C'è un discorso scientifico, e cioè quello degli storici di professione, che a differenza dell'Italia sono loro ad essere invitati generalmente in televisione, ad avere accesso ai media, mentre in Italia sono generalmente giornalisti. In Ungheria, come dire, lo storico può esercitare la sua professione anche sul piano pubblico, cioè in teoria lo si ascolta, ha un ruolo molto importante. E gli storici spiegano professionalmente che, e questo lo fanno da 20 anni in tutti i forum possibili, che la sconfitta ungherese nella prima guerra mondiale non fu dovuta soprattutto a fattori esogeni ma a fattori endogeni, e cioè la causa della sconfitta ungherese era in gran parte se stessa, la struttura sociale e politica del paese che era inadeguata al nuovo modo di organizzare l'Europa, la monarchia non poteva stare in piedi così com'era, eccetera eccetera. Questo passa in una parte dell'opinione pubblica. In un'altra parte crescente dell'opinione pubblica, però, come succede anche in altri paesi, per eventi storici controversi, i discorsi professionali, la storiografia accademica non riesce ad attecchire, e quindi le spiegazioni prevalenti ridiventano quelle degli anni 20, e cioè è stata un'ingiustizia, i francesi hanno compiuto questo e quest'altro, i romeni hanno corrotto non so quanti diplomatici per avere questi territori, noi meritavamo di più, hanno compiuto crimini orrendi, eccetera eccetera. La crisi economica attuale e la crisi anche politica, cioè di fiducia nella politica istituzionale, nell'Europa e negli stessi governi ungheresi che si sono succeduti negli ultimi 8-10 anni perlomeno, ma forse anche di più, fa sì che una parte crescente della popolazione dia più ascolto a questo tipo di teorie parascientifiche o puramente giornalistiche o puramente dettate da uno spirito di invettiva, cioè senza nessuna base scientifica, che alle spiegazioni accademiche che invece gli storici si sforzano ancora una volta pazientemente di offrire, però sempre meno ascoltati. Qui c'è un grande problema di scissione fra l'opinione pubblica informata, che quindi ha tutti gli strumenti in realtà, anche quelli nuovi informatici, e quindi siti bellissimi, percorsi multimediali, eccetera, per capire cosa è stata in realtà la prima guerra mondiale, che cosa è stato il dopoguerra, che cosa è successo, e quindi che molte rivendicazioni sono giuste, cioè l'Ungheria ha subito oggettivamente un'ingiustizia territoriale perché molti territori erano abitati da ungheresi, e quindi se la storia fosse fatta con i se e con i ma, questi confini sarebbero dovuti essere un po' diversi. Però, visto che la storia è andata in quel modo e la politica ungherese aveva tante responsabilità, e le correzioni avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale hanno spesso soltanto peggiorato la situazione, bisognerebbe accettare la realtà com'è e bisognerebbe cercare, da un lato, di vedere il lato positivo della cosa, che è quello che molti ungheresi, che sono degli inguaribili pessimisti, non vogliono fare, e cioè che a distanza di 100 anni le comunità ungheresi, anche se numericamente un po' indebolite, ci sono ancora. Se uno va in alcune zone, in parecchie zone della Slovacchia, della Serbia,
o ancora di più della Romania, sentirà tranquillamente parlare ungherese e avvertirà presenze inconfondibilmente ungheresi. Questo a cent'anni ormai di distanza da questo grande, da queste grandi modifiche territoriali, è sicuramente una cosa, se non unica, è però una cosa singolare. In Europa orientale abbiamo pochi casi di questo tipo di conservazione di una tradizione e soprattutto di una presenza che non è soltanto etnografica, ma è anche quello di una propria cultura che continua ad affermarsi. Questo è sicuramente un lato positivo. L'altro lato positivo è che mentre fra le due guerre l'Ungheria e gli altri paesi dell'Europa centrale erano nemici, stavano su fronti opposti, erano alleati di paesi diversi, concorrevano per scopi diversi, e mentre sotto i regimi comunisti questi paesi dovevano far finta di far parte di un'armoniosa alleanza, mentre invece sotto la cenere covavano terribili conflitti, una parte dei quali poi sarebbe esplosa intorno agli anni 80, intorno al 1989, oggi nel quadro dell'Unione Europea, che pure è un mondo assai perfettibile, però all'interno di questo quadro l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania, fra un po' d'anni la Serbia, fra molto meno tempo la Croazia, hanno finalmente, forse la prima volta che succede in alcune centinaia d'anni, hanno scopi e obiettivi concorrenti, hanno gli stessi obiettivi e hanno per molti versi gli stessi interessi. Non era quasi mai successo. Quindi, se si volesse leggere tutta questa vicenda in modo positivo e con una punta d'ottimismo, si potrebbe dire che tutta questa catastrofe nazionale, che gli ungheresi hanno vissuto come una catastrofe nazionale, e su questo gli si deve dare ragione, cioè è difficile negare che lo sia stata, questo è assolutamente indubbio, però tutta questa catastrofe nazionale può essere servita ad aiutare una presa di coscienza su quello che è davvero l'Ungheria, su quello che sono le capacità dell'Ungheria. L'Ungheria non poteva essere una grande potenza, non ne aveva le capacità demografiche, economiche e, come si è visto, neanche politiche. Questo senz'altro. La seconda cosa è che a questa presa di coscienza può essere associato oggi un lavoro in comune per far progredire, naturalmente, da un lato il discorso dei diritti umani, il discorso dei diritti delle minoranze, dal bilinguismo alla multiculturalità, eccetera, eccetera, quindi tutte cose che in questa provincia, in questa regione, voi conoscete benissimo, per cui non mi dilungo su questo. Dall'altra parte però c'è anche un discorso più ampio di portare queste tematiche della memoria della Prima Guerra Mondiale, portare le tematiche della necessità di trovare non un passato condiviso, quello non ci può essere probabilmente, ma un futuro condiviso all'interno delle grandi tematiche europee. Se questi paesi che hanno vissuto un passato di divisione, che si sono scontrati, che si sono combattuti, che sono stati da parti opposte della barricata per tanto tempo, oggi tentassero insieme di spiegare all'Europa quelli che sono i loro problemi, quelli che sono le loro aspirazioni, che sono spesso diverse da quelli dei vecchi membri, sono diverse, ci sono problemi diversi, ci sono specificità. Se riuscissero a farlo, allora potremmo dire davvero che la tragedia della Prima Guerra Mondiale e tutto quello che ne è seguito forse non è successo invano. Io mi fermo qui al massimo.